La canzone più struggente di Blanco, il cantante preferito di Clelia, l'accompagna in quel viaggio misterioso e inspiegabile che è la morte di una ragazzina di 25 anni inghiottita dall'ascensore di casa. I palloncini bianchi che volano nel cielo di Fasano portano con loro il tesoro di una frase scritta dalle amiche del cuore e la foto di un momento felice, appiccicata con le lacrime, affidata al blu celeste di Blanco. Papà Peppino e mamma Giusi vivono il loro tormento silenzioso, dirompente, e dietro quegli sguardi persi scorre il film della breve avventura di Clelia, dei suoi sogni che confidava con pudore, di quella stanzetta ormai troppo piccola, eppure piena della sua spigliata giovinezza. A Fasano oggi non è lutto cittadino, nella chiesa di Sant'Antonio non c'è il gonfalone, sul sagrato, tra i cuscini di fiori che accolgono la bara bianca di una figlia di questa città, neanche un fiore dell'amministrazione comunale. Don Nico Ponticelli sceglie di non indossare l'abito viola dei riti funebri, ma quello bianco delle feste pasquali. Invita a restituire a Clelia la dignità, quella di una ragazzina che lascia un patrimonio d'amore e di emozioni che non può essere disperso tra le pieghe di un caso mediatico e giudiziario. È una brava persona, la porteremo per sempre nel nostro cuore. Fuori dal sagrato ci si abbraccia forte, si piange con pudore e con disperazione, si accarezza quella bara bianca e si liberano i palloncini quasi a voler esorcizzare quel tragico volo, compensandolo con un percorso a ritroso dalla terra al cielo nell'illusione di rivedere il sorriso di Clelia. Il suo sogno era vivere un amore forte. Purtroppo non l'ha mai vissuto, però qui non l'avrebbe trovato un ragazzo così puro. Speriamo che lo trovi lì, ovunque sia.